buona serata a Pala Pestalozzi, è l'atto conclusivo di questa stagione, anche se manca una giornata al termine della stagione regolare. Pala Pestalozzi diventa finalmente lo scenario di questo atteso incontro tra la Mirafin capolista in coabitazione con l'Atletico Virtus Scauri. C'è la conta adesso dei due capitani, da una parte Esposito e da una parte Stanziale. È tutto pronto, c'è il saluto e vedremo, speriamo soprattutto di assistere a una grande partita, la grande partita di questo campionato, di questa stagione 2012-2013. Pala Pestalozzi, Mirafin contro Atletico Virtus Scauri. Secondo, e questo l'avvio, parte il fischio del signor Paolo Romagnoli, parte sulla testa della squadra di casa. Conte, pallone che fa ringambolare, c'è il tiro! Subito Corase Pietri che alza il pallone, Stanziale, c'è il tiro! La testa, arriva Galati, c'è il tiro alzato da Petrella, arriva poco più distante, proprio centralmente c'è Esposito, parte Serpietri, il servizio per Maccanini, c'è il gol! Vantaggio dello Scauri! Lorenzoni, Maccarinelli ci prova e gli risponde Petrella, seconda, sempre il solito Maccarinelli alla battuta, c'è il gol! Il raddoppio ingenuità di Petrella. Adesso pasticcia Stanziale, il primo errore, il disimpegno sbagliato, e c'è Lorenzoni, c'è il gol! Lorenzoni allunga, sedicesimo. Ancora c'è il fallo reclamato dalla Mirafin con Corona, c'è il tiro! E che Sorrentino si mangia con Esposito che adesso ci prova da lontano. Corona deve mantenere il possesso del pallone, sono guai per lui, ci sono due giocatori e c'è il fallo, parte il fischio, parte anche Bisecco, il tiro e c'è fuori. Bisecco spedisce il pallone fuori per segnare il gol. Arriva il duplice fischio, le squadre vanno a riposo con il risultato di 3-0. Colacicco per la formazione ospiti e c'è il gol, quarta rete per la Mirafin, quarta rete per la Mirafin, la perde ancora una volta Galati, fa tutto da solo, prova il tiro, c'è il gol, gol Manita. E l'ultima con la ginnastica studio, adesso è Conte, supera, palla persa Biamonte, trattenuto anche da Conte, c'è il tiro, c'è il sesto gol. Si leva la maglia anche debole Serpietri, il calcio di punizione, retropassaggio per Stanziale, Bastafero a terra e c'è il calcio di punizione, Stanziale, c'è il tiro, c'è il gol, il gol di Guastaferro. Corona, c'è il volo acrobatico di, adesso sono oltre 5, il tiro di Maccarinelli non trova la chiusura, non è riuscito a battere a rete la Mirafin. C'è anche un tiro libero di questa ripresa, ancora Guastaferro, e questa di Guastaferro per lo Scauri, uno l'ha sbagliato, ecco, c'è il gol a distanziale. Il Bepi di casa, Guastaferro, ancora Guastaferro, fa tutto da solo, finisce a terra, ancora tiro lì, Saviano contro Stoto e c'è il gol di Saviano. Campionato assoluto e finisce qui, la Mirafin batte l'Atletico Virtus Scauri 6-3. Stacca proprio l'avversaria odierna di tre lunghezze e si accinge a disputare l'ultimo confronto stagionale
contro l'Atletico Anzio Lavigno sabato prossimo. Nel caso di vittoria o addirittura anche un pareggio, la formazione di Claudio Coppi conquisterebbe la promozione nel massimo campionato regionale di Serie C1.